Oggi vi preparo una ricetta che prende un po' ispirazione dalla tradizione campana. Parliamo di scarola, normalmente viene fatta o farcita oppure ripassata con pinoli, uvetta e alici, e quindi parte un po' da questo concetto. La prima cosa che appunto vado a fare, in un tegame faccio scaldare dell'acqua, inserisco l'uvetta e la faccio bollire una decina di minuti. Nel frattempo, in una padella vado a tostare dei pinoli, in un altro tegame faccio scaldare del latte, deve leggermente sobbollire, lo tolgo dal fuoco, lo metto nel bicchiere di un frullatore. A questo punto prendo le alici, inserisco le alici insieme al latte e ora inizio a frullare come una maionese montando con olio di semi. Questa la tengo da parte, controllo i pinoli, monto anche loro, li tiriamo via. Ora passo alla scarola, vado a recuperare il cuore, la lego con dello spago, la vado a salare e pepare e la ungo con dell'olio. A questo punto prendo una bistecchiera ben calda e vado a scottare la scarola su tutti i lati. Nel frattempo procedo con l'uvetta, prendo anche qui un bicchiere di un frullatore e inizio a frullare anche qui con dell'olio di semi. Aggiungo un pizzico di sale e una punta di aceto. Anche questa la tengo da parte, torno alla scarola, spengo, la vado a tagliare a metà, la rimetto leggermente sulla piastra ancora calda e a questo punto lascio giusto qualche minuto e procedo con l'impiattamento. Vado a posizionare la scarola sul piatto, vado a mettere la salsa di uvetta e aceto, la salsa di alici, aggiungo i pinoli tostati, termino con l'olio all'erba cipollina. Ed ecco qui, una scarola rivisitata, provateci, alla prossima, buon appetito.